Aveva assunto i contorni di un giallo dai risvolti macabri, ci ha pensato il procuratore della Repubblica Marco Di Napoli con un comunicato stampa a fare chiarezza sulla vicenda che nella notte tra sabato 6 e domenica 7 agosto scorso intorno alle 3 ha portato alcuni residenti di un villaggio turistico sul litorale di Ostuni al ritrovamento in fase di totale incoscienza davanti alla barra d'ingresso di un villaggio turistico situato sulla litoranea della Città Bianca del 16enne GB, queste le iniziali del turista romano ospite del villaggio turistico dove alloggia in vacanza insieme alla famiglia. I soccorritori avevano richiesto l'intervento di un'ambulanza del 118 che aveva condotto con urgenza il minore verso il pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi, dove si trova ancora ricoverato in gravissime condizioni che sarebbero peggiorate nella notte scorsa nel reparto di rianimazione del nosocomio brindisino con un trauma cranico con gravi lesioni cerebrali, trauma facciale, uno alla mano, contusioni al volto, al collo e al cuoio capelluto. Accertamenti medici hanno permesso di riscontrare che al momento dell'incidente il ragazzo non fosse ubriaco, i valori erano nella norma. Secondo quanto affermato nella nota stampa della procura, a causare al giovane le gravi ferite riportate si sarebbe trattato di un incidente stradale, sulla cui circostanza si mantiene comunque lo stretto riservo per permettere alle indagini condotte dagli agenti del locale commissariato di polizia di proseguire in maniera serrata seguendo le piste prefissate. Una di queste, secondo cui il sedicenne fosse stato vittima di un'aggressione o di una caduta accidentale durante una festa in spiaggia dove aveva partecipato insieme ad altri coetanei, è stata definitivamente accantonata. Ascoltando le testimonianze degli ospiti del villaggio che hanno trovato il ragazzo riverso per terra nei pressi della sbarra d'ingresso, l'indagine avrebbe confermato che a causare le lesioni sia stato inequivocabilmente un tragico incidente stradale con il giovane che sarebbe stato investito da un'auto all'interno dello stesso villaggio turistico dove è stato trovato, oppure una caduta da una moto sulla quale era insieme ad un altro amico. Nella nota stampa il procuratore specifica che, appurata la circostanza del ferimento, le indagini puntano ora all'esatta ricostruzione con la distribuzione delle responsabilità, il che fa ampiamente capire che le investigazioni sono a buon punto e tra i reati per i responsabili una delle ipotesi potrebbe essere indubbiamente quella di omissione di soccorso. Un pensiero il procuratore lo rivolge anche alla famiglia. La procura auspica, si legge nella nota, che le lesioni riportate dal giovane possano avere un migliore esito possibile ed esprime vicinanza e solidarietà alla famiglia. Oggi, infatti, il sedicenne sarebbe dovuto rientrare a Roma insieme al padre e al fratello minore e invece ricoverato, lottando tra la vita e la morte, in un incidente avvenuto in un posto dove avrebbe dovuto semplicemente trascorrere le proprie vacanze.